Minecraft è bello, il nuovo Vintage Story è simile a Minecraft e ha qualcosa di nuovo. Quindi anche questo gioco deve essere molto bello. Ma questo gioco ha un oscuro segreto. Vedete questa cosa davanti, qua? Questa cosa è tipo una tempesta temporale. E vi dirò di più, vedete questa rotella che sta girando? Ecco, sta girando così perché ci sta essendo una tempesta temporale, si chiama. Praticamente qua il tempo, queste cose... non so perché, ma fanno tipo fare al tempo una cosa brutta. E quando tipo questa barra scende tutta, vedete che sta scendendo, tecnicamente si muore. Cioè, non è che si muore, però succedono cose brutte. Infatti adesso cercheremo di vedere anche che cosa succederà concretamente. Perché tecnicamente le cose brutte che potrebbero succedere a me, o a chiunque si imbatta in questa cosa qua, potrebbero diventare molto di più. Infatti dovremmo stare super attenti, ma letteralmente tantissimo, perché se no, qua, potremmo rischiare veramente di lasciarci la pelle, anche magari di far nascere nuovi segreti. Guardate qua il mondo come si muove, guardate, guardate, vedete? Questa cosa è veramente inquietantissima. Ed è la cosa più bella di questo gioco, perché tecnicamente quando tu ti muovi in questo mondo, che è così maledetto, e ci sono queste cose, tu devi stare attento a queste cose, perché se no, rischi tanto, rischi che perdi tutte le tue cose, tutte... le cose più preziose che hai. Infatti adesso la barra sta continuando a scendere. Io direi di farla scendere e vedere cosa succede. Per carità, sta diventando tutto rosso. E sto perdendo vita. Aspetta, aspetta, devo mangiare, devo mangiare, devo mangiare, devo mangiare. Oh mio Dio, oh mio Dio. No, ehi, cosa succede? Ok, è sceso tutto. È sceso, guardate, guardate, questi sono i mostri. Via, via. Allora, prima di tutto, che mostri sono? Che brutti che sono, mio Dio. È assurdo. Però tecnicamente... e niente, mi ha ucciso, raga. Mi ha ucciso. Ok, va bene. Ovviamente io ero andato in creativa per prendere la spada abbastanza forte. Però adesso direi invece di farvi vedere effettivamente come si gioca questo gioco. Che è veramente bello. Però direi di evitare quella tempesta di prima. Tranquilli, so dove andare. Allora, per prima cosa si devono raccogliere queste pietre. E si deve raccogliere anche una cosa particolare che poi ci servirà per poter craftare l'ascia, per poter ovviamente spaccare gli alberi, diciamo, tagliarli. Perché serve... ecco, in realtà questa serve. Questa cosa l'avevo già presa in realtà. Allora, tecnicamente, com'è che si mette a terra? Ok, con shift. Allora, ok, flint axe head. Ok, questa devo fare. Allora, praticamente qua, questa è una cosa veramente particolare. Tu devi spaccare questi blocchettini per craftare. È diverso da quello che tutti conoscono, cioè Minecraft. Perché effettivamente qua si deve craftare proprio a mano. Che devo dire è carina. Poi non è nemmeno troppo difficile, quindi secondo me ci sta. E l'ho presa. Allora adesso tecnicamente, se prendo però ovviamente queste cose che danno gli alberi, cioè questi bastoncelli, metto questo qua e poi metto l'ascia, mi faccio l'ascia. Vedete? Lo so, è bello, è bello. Cioè dai, secondo me è bellissimo. E ovviamente adesso andando, non lo so, tipo qua, spaccando questo legno, vedete, ovviamente vi dà... a parte che è un po' difficile effettivamente spaccare questi alberelli, ma pian piano si fa. Ok, perfetto. E devo dire che è bello, raga, no? Poi ovviamente c'è sempre da considerare che ci sono molte cose nuove e diverse da Minecraft. Cioè, non dovete fare l'errore di pensare che questo sia Minecraft. No, è diverso. È proprio diverso, un nuovo gioco molto bello, devo dire. Ok, io sto sentendo quella cosa là, quella musichetta, non so se l'avete sentita. Eccola, è là, via, via, prima che per carità mi ammazzi, via, via. Mai più queste cose, mi raccomando, perché sono pericolose. Cioè, dobbiamo stare super attenti adesso quando andremo in giro. E io devo prendere altro legno, perché mi devo fare altri attrezzi. E dovrei andare tipo in miniera a prendere magari, che caspita ne so, magari una pietra preziosa, sarebbe bello. Oh, ehi, 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 via, 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 via. Vedete, allora, questi mostri ci attaccano purtroppo. No, via, 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 via. No, raga, mi cago addosso, io mi cago addosso. Ah, no, ehi, ehi, vi, basta. Madonna, se ti faccio fuori. Ma guardate che schifo. Ok, sto per fare rage quit, ma non lo farò, devo farcela. Ok, ho ripreso le mie cose, per carità, Ah, guardate, quella è la luna. E poi queste cose che vedete qua in cielo sono nuvole, non sono zucchero filato. Anche se sarebbe molto buono, effettivamente. Ovviamente io non sono minimamente esperto in questo gioco. E si può notare, chiaramente. E faccio fatica, infatti muoio molto spesso, purtroppo. E questo, secondo me,
È una cosa da tenere in considerazione, eh? Peraltro ricordiamoci sempre di tenere d'occhio questa rotella, mi raccomando, perché questa segna la tua morte, non sto scherzando. Ovviamente noi raccogliamo tutto quanto. Cos'è sta roba? Ho trovato una stella marina, ma che figa! Se vedete per caso questo personaggio che è così brutto, vi garantisco che è normale. Io non so perché l'abbiano fatto così, io non ne ho la più pallida idea. Cioè, sembra io che mi sveglio la mattina, praticamente. Scusate, perché c'è una caspita di rana che fa il verso di un maiale? La ruota si è fermata. Non mi ricordo più in che direzione doveva girare per andare bene. Guardate una cascata, che carina! Sto craftando un coltello, come vedete. E sta arrivando la notte, peraltro, quindi diciamo che un pochino ora sono preoccupato, effettivamente. Sta essendo un po' pericolosa la situazione qui. Dove entro, prima di tutto? Direi di entrare qua dentro. Ok, questa è già una casa praticamente... Ok, aspetta che faccio una pala. È di nuovo giorno, direi di abbandonare questa cosa. Raga, sto morendo di fame... Raga, aiuto! No, per carità, no, perché adesso devono essere i lupi? Come fanno ad esserci pure i lupi qua? No, allora vai via, lupo, perché adesso hai rotto le bappole. Ok, fatelo dire, hai proprio rotto le scatole in una maniera unica che veramente... Ho trovato qualcosa? Signori! Allora, lì vedo un lupo, il che non è positivo. Però io al lupo posso tirare le pietre, Guardate che non mi spaventa mica il signore. No, però allora se muoio non va bene, perché io qua devo vivere, perché qua mi sono allontanato anche un bel po' e non saprei ritornare a riprendere i miei oggetti. Il fatto è che qua non si trova una beata ceppa di... Guardate, vorrei dire anche altro perché... Ah, no, non è vero, c'è qualcosa effettivamente. Allora, vediamo cosa posso fare. Buttare la stella marina, probabilmente. Spaccare... Coso, stare attento per carità al lupo. Ok, andare piano, piano, piano. Piano piano, prendere questi oggetti che non so che caspita siano, via. Aha, ok, devo farmi un cestello, perché qua praticamente questo poi posso raccogliere gli oggetti. Aha, la mia wiki mi dice tutto, non preoccupatevi proprio, perché qua c'è l'esperto Dunis con la sua wiki che gli dice tutto. Allora, praticamente devo prendere queste cose, e forse si fa anche più velocemente con questa cosa, esattamente. Con questo oggetto qua io posso prendere più velocemente queste cose, non so che caspita siano. E posso fare il cestello che mi può dare più spazi nell'inventario, il che direi che è utile. Oh, ehi, attenzione, ricordiamoci che c'è un lupo qua. E se il lupo arriva e mi ammazza... Che ho appena detto? Cosa ho appena detto? Sto morendo di fame e... Ok, cosa faccio, signori? Cosa faccio se muoio di fame? Allora direi che prima di tutto il cestello è d'obbligo. Ok, perfetto, ho fatto un cestello, ora posso avere 3 spazi in più. Cosa vedo nei miei occhietti? E beh, lì ci sono delle bacche, però lì c'è anche un coniglio. Piano, per carità. Piano! Venite qua! No, allora venite qua. Sono scappati? Venite qua! Madonna, quanto li odio. Vabbè, andrò a prendere le bacche, non importa. Però intanto metto questo qua. Allora, datemi le bacche, per carità. Ok, perfetto. Mangia, 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 mangia! Veloce! Perfetto, ora non sto più morendo, il che è positivo, no? Perfetto, mangia ancora, mangia ancora, mangia, mangia! Oh, che buono! Perfetto. Ho recuperato un po' di fame, perfetto. Allora, ce la stiamo cavando, ce la stiamo cavando. Non preoccupatevi, ci sono io che sono proprio esperto. Ho un quoziente intellettivo molto... Non è vero, non so di cosa sto parlando. In realtà tutti mi dicono che sono stupido, cioè, ci sarà un motivo. Qua abbiamo un lupo disteso a terra, secondo me non è morto, anche perché ha ululato, secondo me sta dormendo, quindi lo lasciamo lì. Anche perché tecnicamente i lupi non si possono mangiare. Oh, che buono questo, questo è il grano, che secondo me ci si può fare qualcosa col grano, non so esattamente cosa. Devo farmi altri cestelli. Oh, ricordiamoci della cosa temporale, eh? Chissà quali segreti si nasconderanno su quelle montagne. Quest'aria mi dà una strana impressione. Mi sembra tutto fin troppo calmo. Altro cestello in arrivo. Ok, sta di nuovo arrivando la notte. Molto male, la seconda notte si sa è sempre la peggiore. Ma in realtà io non metterò piede fuori, perché tanto so che muoio. Ma è inutile cercare di morire. Almeno non questa notte. Vi prometto che magari prima o poi riusciremo anche ad andare la notte fuori. Magari se però trovassi un posto sicuro dove stare sarebbe meglio. Però non è qua di certo. E adesso devo fare tipo un fuoco da campo, no? Il campfire. Che in realtà non si chiama proprio così, si chiama fire pit. Ok, devo prendere questa erbetta per fare il campfire, perché giustamente serve bruciare, serve
Ovviamente probabilmente servirà anche una sorta di carburante, perché chiaramente il fuoco com'è che si accende. Quindi probabilmente dovrò creare un tool aggiuntivo. Io ovviamente sto seguendo la wiki, perché è un po', devo dire, cioè non è semplice da non è intuibile, ecco, come dire. E siccome voglio farvi vedere tutte le cose giuste, preferisco appunto seguire la wiki. Allora, tecnicamente, ok, allora, aha. Allora, vedete, questa cosa, praticamente, posso fare questi cosi. Cosa sto dicendo? Allora, vi spiego meglio. Praticamente, voi mettete dei pezzi di legno qua sotto e qua c'è l'ascia. E praticamente vi crea questi firewood che vi servono necessariamente all'inizio del gioco. Allora, si piazza uno di questi e poi si fa così. Guardate, raga, ho fatto il coso. Adesso serve accenderlo, ovviamente. Ehi, che cos'è? Ah, sto morendo di fame, giusto. Ok, allora. Cibo. Sto vedendo qua delle bacche. Che perfetto, allora. Prendi queste e mangiale, mi raccomando. Devo dire, scrivetemi ovviamente nei commenti se vi piace questo gioco, perché ovviamente lo riporto, volentieri. Mangia prima che muori. Ok. E non lo so, ditemi se volete fare tipo delle sfide. Sapete che possiamo fare un sacco di cose, perché questo è un nuovo gioco. Potremmo anche fare dei roleplay. Peraltro, stanno già essendoci delle mod, quindi ovviamente io posso farvi vedere, diciamo, dei video anche con delle mod. Posso farvi anche vedere, farvi dei tutorial su come fare le mod. Non lo so, cioè, ditemi voi se volete qualcosa. Sbizzarritevi nei commenti, perché a me piace molto questo gioco e vorrei continuare a portarlo. Se ovviamente voi volete, perché nel senso, i video li faccio alla fine per voi, non è che, cioè nel senso, non è che me li faccio da solo, se no, cioè, se no ci gioco alle cose che mi piacciono da solo e va bene, però nel senso, è ovvio che ogni content creator deve fare i video per la sua community, ovviamente con video che gli piacciono, a me piacciono molto questi video. Allora, queste cose me le prendo perché chiaramente si può fare la coltivazione. Raga, ho trovato un quarzo. Allora, con questo quarzo so che si possono fare delle cose. Non mi ricordo più cosa si poteva fare, ma qualcosa si poteva fare. Allora, io direi di posare per un attimo queste cose qua. E questa è la nostra mini coltivazione. Allora, eravamo rimasti al carburante. Il carburante si fa così, secondo la wiki. Allora, tecnicamente io prendo la mia bellissima erbetta, che si trova qua, e la metto qua. Dopodiché devo prendere dei due bastoni e si mettono così e così. Ed eccolo qua il carburante. Cioè, diciamo, il fire ignite. E tecnicamente ora... Ok, si preme praticamente... Si tiene premuto il tasto destro del mouse. E tecnicamente si riesce ad accendere il fuoco. Molto bene. Ho capito, vi serve il crucible. Però vi faccio vedere il processo per farlo. Allora, praticamente voi dovete avere la clay, vedete? Aha. E come vedete si fanno questi crucible. Ovviamente voi dovete fare tutto questo processo qua. E l'avete fatto. Insomma, praticamente potete mettere queste cose qua, vedete? I copper, che tecnicamente messi appunto tutti qua, si cuociono, però la temperatura deve salire, quindi devo mettere altre di queste cose. Dopo che questo coso, diciamo, dopo che il fire pit, il campfire si è raffreddato, praticamente lascia a terra appunto il charcoal. E il charcoal brucia la temperatura, come c'è scritto, nei 1300 gradi. E qua effettivamente servono solo 1084, quindi fra poco potremmo finalmente smeltare il copper. Ovviamente però servirà un po' di tempo prima di prendere il charcoal, nel senso che ovviamente ci metterà 18 ore. Beh, so che è tanto, lo so, mi dispiace, non ci posso fare assolutamente niente, però beh, è bello. Aha, avete visto? Avete presente la clay che vi avevo fatto vedere prima? Allora, praticamente qua si può versare in questo coso. Ok, tecnicamente, ok, perfetto. Non ho capito però come si fa questo coso. Però tecnicamente, ora che si raffredda, stavo cercando un po' di cibo e stavo pensando che questo è un gioco davvero difficile. Adesso faccio il piccone che si deve raffreddare. Cioè, vedete, ci sono molte meccaniche che quasi ricordano la vita reale, nel senso che comunque bisogna aspettare per le cose, non è immediato magari come su Minecraft, ma ve l'ho detto, è sbagliato proprio paragonare Minecraft a questo gioco. E finalmente abbiamo la pickaxe head. Ora qua è molto più semplice, perché basta fare questa cosa qui. Olè. E ce l'abbiamo tecnicamente. Alleluia. Madonna santa. È stata veramente dura da fare. Io non ve lo nascondo assolutamente. Prenderò questo, perché in realtà questo è abbastanza utile, devo dire. E direi che adesso finalmente possiamo spaccare la pietra.
letteralmente, cioè, guardate, no, questa è terra, scherzavo, aspetta, perché questa ce la dobbiamo assaporare proprio benissimo. Olè! Bene, sono contento. Ah, che bello. Qua vale molto di più invece spaccare la pietra adesso, perché ce la siamo proprio faticata veramente tanto per fare. Io direi di andarcene immediatamente lontani da qua. Puzzi schifoso, via! Perché sono così cattivo? E così stupido anche? Perché, proprio, cioè, non me l'aspettavo così difficile. Perché letteralmente io ve lo stavo dicendo che non sapevo giocare. E sto registrando letteralmente da 2 ore per capire come si fa un piccone. Un piccone! Uno! Cioè, nel senso non è che dici. Cioè, la base, no? La base, il piccone, no? Quando inizi a scavare per iniziare a trovare dei materiali. No, un piccone 300 ore per farlo. Però, porco. Cioè, se muoio, pensavo, sono morto. Ho detto, sono morto. Posso essere però già morto, giusto? Madonna santa, raga, se io muoio adesso e non ho niente, io spacco tutto, Allora, vado immediatamente, tipo, dentro una montagna. E mi nascondo lì dentro, non mi interessa. Aspettate, de devo trovare qualcosa perché sennò qua ci muoio. Non so come dire, ma non può. Cioè, ah, ok, facciamo così. Io là in lontananza. Ma che cazzo. No, raga, 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 raga. Ok, ovviamente io vi faccio altri episodi su questo Vintage Story. Molto difficile, ovviamente. Fatemi sapere se li volete, perché li faccio nel caso. Iscrivetevi al canale, mi raccomando. Lasciate like e scrivete ciao nei commenti e io vi saluto.